benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Al Monte Poracco, in strada, nei parcheggi, ai rifugi, al bar, alle seggiovie, con la nevicata di questa settimana e la bassa temperatura, la stagione dello sci entra finalmente nel vivo. Il weekend è iniziato con il termometro decisamente sotto gli 0 gradi, ma con una giornata splendida e tantissima gente. Vediamo il servizio di Lisa Cucchi. Code in strada, nei parcheggi, ai rifugi, ai bar, alle seggiovie terme, in cima Pora e Valzelli, ma nessuna lamentela, anzi, qui dove si incontrano le province di Bergamo e di Brescia, la Val Seriana e la Val Camonica, qui dove si allena Filippo Della Vite, il miglior gigantista italiano. Prima corsa campestre della stagione in provincia. Ad Albino il cross di Perola ha ufficialmente dato il via alla stagione delle campestre. 500 partecipanti e primi titoli provinciali giovanili. Ecco il servizio di Luca Persico. 500 atleti, la stragrande maggioranza dei quali nelle categorie giovanili, si sono dati appuntamento a Desenzano Asserio, frazione di Albino, sfidando saliscendi, freddo e concorrenza. Si chiama DADA, Didattiche per Ambienti di Apprendimento. È il metodo formativo che sbarca nelle scuole medie di Leffe. Sentiamo le parole di Sara Bardaro, dirigente secondaria di primo grado. Abbiamo praticamente aule tematiche. Il cambio di ora non è un tempo morto, bensì, come dichiarato dalle neuroscienze, è un tempo funzionale all'apprendimento. È importante tutto, il luogo e le persone. Sono Sofia e lui, insieme sono i Me Contro Te. Domenica pomeriggio i Me Contro Te per mezz'ora hanno incontrato i loro piccoli fan a Luci, Cinemas di Orio Center. Un arrivo da superstar per un breve saluto al pubblico, prima della proiezione del film nelle varie sale, tutte esaurite. 600 anni e non sentirli, parliamo della torre campanaria della parrocchia di San Salvatore, a Comune Nuovo, dove a causa di qualche accaccio strutturale si è reso necessario il restyling. Sentiamo le parole del sindaco Ivan Morici. Il nostro campanile, che è simbolo comunque del paese, uno dei simboli del paese, aveva bisogno di una manutenzione straordinaria, al che la parrocchia, quando si è interfacciata con noi in merito a questa tipologia di problematica, noi siamo stati ben contenti di aiutarla. Erano un centinaio, circa 4 classi, su un totale di 1250 studenti dell'istituto Turoldo di Zogno, che hanno scelto di fare una mattinata di sciopero per il freddo nelle aule. Il riscaldamento al Turoldo fa le bizze da anni, causa un impatto vecchio che necessita di riparazioni continue. Ed è per questa regione che proprio in questi giorni è in corso una manutenzione straordinaria. Dalla quinta A di Castelrozzone è tutto. Buona giornata. Io sono Christian e ho fatto il regista. Io sono Giulia e ho fatto la giacchista. Io sono Davide e ho fatto il cameraman. La quinta A, paura non ne ha. Ciao! Ciao.